Abbiamo tempo per interventi, richieste di chiarimenti, quesiti, eccetera, in primis relativi a questi ultimi due interventi e eventualmente anche ai precedenti. Forse sì. Sì, parlo di solito abbastanza a voce alta, per cui per me i fabbricanti di microfoni, non lo so, forse non hanno. Ma quello che volevo chiedere a Mariella è questi estratti dell'87-10 sono stati studiati o pubblicati? È un lavoro tuo che fai adesso? Sono gli estratti che avevamo visto anche in rapporto ad uno dei modelli, cioè al modello poi uno dei modelli del Vaticano 1087, che è questo Marciano 330, che contiene una piccola porzione di questi estratti, in quel caso è legato al 191, al Vaticano greco 191. Maas è stato, credo, a mia conoscenza, l'ultimo ad averli pubblicati, quindi naturalmente meriterebbero un'edizione critica. Maas, Martin ne parla come di un'introduzione astronomica elementare che doveva circolare probabilmente con Arato, naturalmente, è l'anonimo 2, di 2.1 nell'edizione di Maas. Dopo la Eliminatio Codicum, mentre Maas naturalmente elencava tutta una serie di manoscritti, anche laurenziani, in questo Pluteo 28, sono diversi manoscritti astronomici naturalmente, invece dopo l'Eliminatio Codicum di Martin sono rimasti soltanto 3 testimoni primari, secondo Martin, cioè mentre per Arato il panorama naturalmente è molto più vasto, anche se voi vedete l'introduzione ovviamente di Martin delle Belle Lettere, c'è una miriade di manoscritti e anche di testimoni primari. Nel caso appunto di questa introduzione astronomica elementare sarebbero fondamentalmente 3, quindi le Rimburgenze di Planude, questo Vaticano greco 191, che è questa grossa raccolta scientifica appunto con diversi copisti noti, anche identificati in altri manoscritti, per esempio nel Barocci 131 studiato da Nigel Wilson, e poi anche Bianconi ne ha individuati nel Vaticano greco 203, quindi una serie di copisti che operano in diverse miscellanee scientifiche, in diverse raccolte scientifiche, e poi quello che un tempo si chiamava l'anonimo R, che è un po' l'organizzatore di questo Vaticano greco 191, ora è poi stato identificato con Giovanni Pediasimo dalla Perez, e non solo, la Mondrian recentemente ha trovato la mano di Pediasimo anche nel Vodriano d'Orvir 301, quello copiato da Stefano per Areta. O Areta, che si voglia. Quindi poi il terzo sarebbe appunto questo 87-10, che veniva attribuito a Gregorio di Cipro, però per esempio anche Rashed nel lavoro sul degenerazione e corruzione rimane un poco riporta la communis opinio, ma rimane in dubbio. Questo materiale invece nell'87-10 è privo di titolo, si trova verso la fine del manoscritto e dopo alcune notazioni di tipo grammaticale, quindi in tutt'altro contesto. Però questo 87-10, se appartiene, nel caso appartenga alla cerchia di Gregorio di Cipro, sarebbe anteriore agli altri, sia o anteriore o contemporaneo, insomma, al codice di Pediasimo, al codice di Planude. Gregorio di Cipro muore nell'89, quindi si può essere o contemporaneo o un poco anteriore, ecco, agli altri. La cosa interessante è che dal punto di vista delle varianti è il più vicino a queste versioni altomedievali, e che la cosa interessante è che circolino queste versioni altomedievali e che soltanto un recupero di età paleologa ci dia il versante greco di questi testi, che però circolavano nel Medioevo. Thank you.
anche perché non so se tutti quanti seguono precisamente la gagnuola di segnatura di Mariella Menchelli, che ovviamente fa il suo mestiere, giustamente, no, cioè, anche per chi magari non è proprio addentro a queste, cioè, il senso di questa cosa qui è che qui c'è un'attività filologica impressionante dietro queste, e soprattutto adesso, negli ultimi 10 anni, 15 anni, iniziamo a capire chi c'è dietro, cioè tutte queste identificazioni anche dubitative che lei ha messo, e anche, cioè, questi personaggi, questi mani che si riscontrano adesso, stanno venendo fuori anche in maniera dubitativa, anche a volte in maniera controversa, ma negli ultimi anni, per cui se l'87-10 non è Gregorio Di Cipro, non so bene chi altro possa essere, cioè, nel senso, vabbè, magari non lo è lui, però insomma è difficile che siamo molto lontani dalla cerchia di Gregorio Di Cipro, perché, cioè, c'è qualcuno che ha avuto ha fatto un lavoro molto strutturato, e poi anche questi ammassi finali di cose, insomma, danno l'idea di qualcuno che se la fa per conto proprio, per il suo studio, come appunto Gregorio fa in tanti manoscritti. Allora adesso io credo che sia un po', pian piano diventino maturi i tempi per dare a questo tipo di excerpt, soprattutto quando non abbiamo le fonti a monte, fonti più antiche, dare a questo tipo di certo un nome e un cognome, cioè dare, e quindi capire anche quanto questa gente possa essere intervenuta su questi testi. Questo è il punto fondamentale, quanto possa averli cambiati, cosa che sicuramente ha fatto, possa averli, cioè averne creato delle recensioni, quindi non più anonimi, non più anonimo R o quello che sia, o gli anonimi di Mass, eccetera, eccetera, ma personalità che hanno un nome e un cognome. Quindi questa è la cosa affascinosa di questo momento, e questa è una cosa appunto degli ultimi 20 anni a cui Mariella ha contribuito, la Immaculata, Daniele Bianconi e altri, non moltissimi, 7-8 studiosi in giro per il mondo hanno contribuito e contribuiscono ancora a fare luce su questo. Questo è interessante, molto interessante anche a livello di storia della cultura, oltre che per la costituzione del testo, forse addirittura più per la storia della cultura che non per la costituzione del testo. Altri interventi? Bene, in questo caso dichiaro chiusa la seduta mattutina. Ci si rivedrà questo pomeriggio alle... Anna, tu lo sai meglio di me? Sì, alle 14:30, ecco. Ma prima va bene. Certo.